Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è venerdì, quindi vi porterò un tutorial. Allora, è successa una cosa che non mi aspettavo. Non vi porterò la spiegazione dell'effetto ancora precedente, non quello che è uscito, quello ancora prima, perché non so perché non mi viene più. Non so perché, ci ho riprovato mille volte e non mi viene. Adesso devo scoprire perché, forse avrò fatto qualche passaggio sbagliato io. Però vi porterò, dato che abbiamo superato così i 5 like, vi porterò l'effetto che quello della carta in tasca. Quindi vi porterò quello. Spero vi piaccia, iscriviti al canale, metti il like, scrivi nei commenti che video vorresti vedere lunedì e ci vediamo lunedì. Eccoci qua ragazzi al tutorial di questo effetto. Allora, si esegue così. Vi serve un mazzo di carte normale, ok? Come si fa? Si fa scegliere una carta dello spettatore, mettiamo in caso questa, il 9 di quadri, e quello che bisogna fare è il cane, avete il cane con la catena, fare un taglio falso per controllare in cima, non fare un falso taglio, è proprio controllarla in cima, quello che dovete fare, ok? Quindi, dopo potete anche usare un miscuglio all'americana, qualsiasi cosa voi sapete fare. Che manco mi è venuto, perfetto. Perfetto. Ok, basta che la controllate in cima. Dopodiché fate dietro lo spettatore. Questa è la tua carta? Ovviamente no. Qua dovete fare una doppia presa. Come si fa? Semplicissimo. Fate questa cosa qua. Fate questa cosa qua, scorrete così le carte fino a che non arrivate a due carte. Semplicissimo, ok? Dopodiché le girate, come sapete fare voi. Dite questa qua è la tua carta, ovviamente vi dite di no e gli dite ora metto il 4 di cuori in tasca. In realtà andate a mettere la carta scelta. Quindi andate a mettere il 4 di cuori in tasca, schioccate le dita, il 4 di cuori salirà in cima. E 9 di quadri ovviamente apparirà in tasca. Poi io qua ho fatto la gag, nel senso che ho messo il 9 di quadri qua, l'ho messo in mezzo, insomma è semplice.